Buongiorno e benvenuti in un nuovo video qui su casa e dispensa ho un room tour 2023 vi faccio vedere la mia stanza l'ultimo video l'ho fatto nel 2020 se non sbaglio quindi già ben due anni fa e niente, come potete vedere ho fatto delle modifiche in camera, tanto per cambiare e partiamo subito, che ci sono tante cose che voglio farvi vedere e non voglio farvi perdere tempo. Allora, qui si entra, questa è la porta d'entrata della, della mia stanza. Qui c'è questa pianta di avocado. Che, eh, ho fatto io, ho praticamente preso il seme del frutto e poi gli ho fatto fare la radice. E dopo un anno e mezzo, questo è il risultato: è quasi alta un metro, quindi è gigantesca. Qui troviamo lo specchio dove eh, mi preparo la mattina. Insomma, sopra non alzo, in quanto ci sono delle foto dei miei bambini qui abbiamo la prima cassettiera dove tengo eh, i vestiti il primo cassetto tengo dei documenti quindi non vi faccio vedere niente qua tengo delle magliette sia manica lunga che a manica corta qui eh, sempre maglietta manica lunga manica corta questo è un po per tutto l'anno qua tengo le mie gonne qui c'è un misto di tutto ovvero ci sono delle tutte intere qui principalmente roba estiva, anche se vedete questo. Ma è roba estiva c'è gran parte di roba estiva. Anzi, questo andrebbe nell'armadio dopo lo sposto, e poi qua ho tutti gli shorts e tutti i leggings quindi super super estivo. Qui non apro in quanto ho tutti i documenti che tengo, insomma, tutti i documenti personali. Qua abbiamo la TV che si accende raramente se non quelle, quella volta che ho voglia di guardarmi qualcosa, oppure ho la bambina malata. Anche perché questa tv comprende di 5, massimo 6 canali, di cui 4 sono cartoni animati, uno è eh, si vedono film horror e non è il mio genere, e l'altro è documentari. Qua abbiamo una pianticella finta di eh, lavanda che mi piace tantissimo, che ricorda un po' la Provenza, così mi piace molto. Qui abbiamo uno specchio, molto molto bello. Qua, come potete vedere c'è già la prima modifica se vi ricordate oppure recuperate il video vecchio così vedete la differenza del prima e del dopo e vi consiglio anche di vedere quello inerente al 2020 così vedete proprio la trasformazione di, di questa stanza perché prima c'erano le pareti gialle adesso mi sono fissata col bianco comunque ho portato questi due ehm, Scaffali che erano su in mansardo li ho portati giù mentre quello grande l'ho dato in camera a mio figlio e troviamo vabbè, un po' di oggetti di vari. Questo è il diario segreto di, di quando ero piccola di me e una mia amica e lo tengo per ricordo ovviamente. E le zucche che ho fatto io di, di carta per Halloween, qua vabbè, lo, lo utilizzo più che altro come scarpiera qui appoggio anche le borse che uso quotidianamente il portafoglio e qua c'è la modifica più grande se vi ricordate allora il letto inizialmente era in questa posizione come dovrebbe essere con la testata dietro lunga di legno e il letto rivolto eh, come vedete voi mentre poco tempo fa il letto l'avevo spostato ed è rimasto quasi per un anno intero il letto l'avevo spostato verso la finestra ovvero era per così eh, avevo fatto questa pazzia quindi anche la, la cassettiera che c'è lì era di qua e ho ricambiato il tutto avevo visto un vecchio video e mi è venuta nostalgia di ricambiare il tutto e quindi ho rimesso il letto com'era agli esordi insomma poi magari chissà più avanti mi verrà voglia nuovamente di magari o di rimetterla verso la finestra o vediamo, sapete che a me piace cambiare la, le disposizioni dei mobili della casa. Comunque il letto che è contenitore, questo letto, ma non lo uso come contenitore in quanto eh, si crea troppa polvere all'interno e non mi piace, anche se poi metto tutte le cose ben imbustate, ben coperte, però si crea davvero... Un sacco, un sacco di polvere, quindi se avete dec deciso di, di comprare un letto contenitore, io ve lo sconsiglio perché davvero cioè, dovete tirar su, pulire, svuotare. No, no, quindi rimane contenitore, ma io non ci metto assolutamente niente. Poi abbiamo queste due lampade. Che avevo già detto in un precedente video che vorrei cambiarle, eh, voglio mettere qualcosa di più inerente alla stanza, però devo cercare delle lampade che proprio dicono vanno bene per questa stanza, quindi con calma, nel, mentre queste mi piacciono e fanno anche la loro bella figura. Quindi per il momento li tendiamo qua così, con il suo tavolino che anche questi hanno parecchio girato, girato in casa, un po' su, un po' giù, all'ingresso, non ingresso, veramente tutti i mobili di casa mi girano in continuo. Poi abbiamo questo quadro che ho preso è Ikea molto molto bello, stupendo e penso che ci sia perfettamente per questa stanza. Qui sopra abbiamo questa eh, lampada che mi hanno regalato, ma a me non piace, anche se è qui da, da tanti anni. Ho visto una lampada molto molto bella da, da Ikea che riprende un po' eh, sul legno, un po' adesso mi piace proprio quello stile bianco nordico legno, quindi secondo me sta molto meglio per questa tipologia di, di camera, però vediamo nel mentre rimane lì, eh, poi quando mi deciderò a cambiare le lampade la prenderò anche per il soffitto. Le tende, che anche queste prima erano in bagno, poi le ho spostate da una parte e dall'altra. Adesso sono qui in, in camera da letto. Qui abbiamo la eh, cassettiera più piccola, che era lì tempo fa, e tengo nel primo cassetto l'intimo, e nel secondo cassetto i pigiami. Qui c'è il quadro, l'altro non ve lo mostro che è una foto, il quadro che ho fatto io, che mi piace molto molto dipingere, poi dei vasi che ho preso sul sito di Amazon. Ecco qua anche questo. Mi piace, sapete che a me impazzisco per le piante. Qui c'è la mia amatissima pianta, come potete vedere, uno scabellino e una zucca che ho fatto io sempre con la carta per Halloween mentre da questa parte c'è l'armadio che è a due ante con le, le ante scorrevoli vedete per praticità ho optato per queste qua a scomparsa allora sopra ci sono tutte le mie giacche ok aspettate che vi apro bene ok allora sopra ci sono tutte le giacche i chiodi eh, i blazer e qualche giacchetta bella sia per l'estate, per l'autunno l'inverno insomma in alto appunto tengo tutte le giacche i pellicciotti, i piumini il giaccavento sono là sopra Mentre qua ho tutti i pantaloni ben sistemati. A me piace vedere l'ordine negli armadi, ma anche del resto della casa. Qua ho tutti i pantaloni. Jeans. Alcuni sono dentro per il lavoro. Principalmente questi qua che sono tutti neri sono per, per il lavoro. Vabbè, una piccola decorazione, qua tengo eh, sciarpe, capellini, eh, guanti, quindi roba invernale, lì sotto ci sono un po' di scatole di vari prodotti in giro, quello è il mio tappetino da yoga che uso purtroppo raramente, quello è il tappetino di ginnastica della bimba, dentro tengo eh, un po' di lenzuola coperte di, di scorta, Lì c'è ancora il coso della Wii che non usiamo più. Eh, non so se regalarlo o vederlo perché comunque funziona ancora. Qui abbiamo eh, questo che serve per fare i massaggi. Ve lo faccio vedere: che è super comodo, quando la mia cervicale necessita, mi faccio un bel massaggio a casa. E anche qua tengo sol della bambina e altre cose, altri vestiti. Qui sotto, in questo sacchetto, tengo i miei assorbenti lavabili. Mi trovo super, super comoda. E ormai sono 5-6 anni che uso questi. E a almeno si evita di fare un po' di pattumiera. Cerchiamo di fare del bene a questo pianeta. Mentre dall'altra parte e poi eh, oltre a fare del bene al pianeta si risparmia veramente tanti 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 soldini dall'altra parte abbiamo mh, parte estiva e parte autun eh, inverno autunno qua sopra tengo tutti i miei vestitini ehm, qualche magliettina leggera qualche adesso non mi viene la parola giustamente Comunque, qua c'è vestiti sia inverno che primavera. Poi, io d'estate adoro usare i vestiti lunghi, mi piace veramente tanto. Qua sotto ci sono tutti i miei maglioni divisi per colore, come potete vedere: qua sopra abbiamo la parte chiara, mentre qua sotto c'è la parte scura. Questi principalmente, adesso ne mancano due perché sono in lavatrice. Li uso per il lavoro, quindi, eh, infatti, quelli che non vedete qua sono quelli che ho lavato del lavoro, che li uso appunto per lavorare. Qua sotto abbiamo le mie borse, che sono quelle che uso per eventi speciali o se devo uscire con i, con i bambini. Le coperte, le trapuntine, di un po' più leggere, quindi per la primavera. Per la primavera. E qua abbiamo qui dentro le lenzuola, lenzuola, eh, federe e, e così via, mentre qui eh, abbiamo l'altra punta super 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 pesante, che, che però non uso perché quella è davvero molto 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 pesante. E niente, vi faccio un'ultima panoramica generale della camera. Intanto che vado indietro, io vi saluto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, fatemelo sapere con un bel pollice in su. Fatemi sapere qua sotto, tramite commento, che cosa ne pensate di, di questa trasformazione ennesima della camera. Se vi piace il letto di più così o come era prima. E niente, io vi, vi mando al prossimo video qui su Casa e Dispensa. Ciao a tutti e alla prossima! Ciao!